Alla Coop risparmi tutti i giorni, tutto l'anno. Vitellone a marchio Coop ai prezzi più bassi, con la qualità e la sicurezza garantite da Coop. Tutti i giorni, tutto l'anno. Nei punti vendita del gruppo Coop Centro Italia. Situato nel cuore della Valle Santa Reatina, Ostello Villa Franceschini offre a chiunque abbia il desiderio di visitare luoghi da ricordare come i conventi francescani una vacanza all'insegna della tranquillità e del relax. Ostello Villa Franceschini ospita anche gite scolastiche grazie alla vicinanza di luoghi didattici come la Riserva dei Laghi e la Cascata delle Marmore, apprezzato anche dagli amanti della canoa, dello sci, della bici e del trekking. Propone per gruppi sportivi di ragazzi e di adulti gite turistiche e percorsi in un territorio naturale e incontaminato. Ostello Villa Franceschini è anche centro estivo per bambini e ragazzi, campus per squadre, scolaresche e parrocchie. Ostello Villa Franceschini a Contigliano, in via Ettore Franceschini 7, telefono 0746 70 61 23 oppure 339 22 74 096. Vertenza Schneider, nuovo incontro al Ministero dello Sviluppo Economico. Serbia, è libero il reatino arrestato per contrabbando di armi. Rieti, scatta nuovamente l'allarme furti, record nel fine settimana. Tangentari alla matriciana, Pirozzi contro Renzi. Col Diretti Lazio il prezzo del latte dalle stelle alle stalle. Passo Corese, maxi tamponamento a ridosso del pericoloso semaforo. Fara in Sabina speed check per la minoranza, solo un escamotage per fare cassa. Fiano Romano interventi ACEA per migliorare la qualità dell'acqua. E per lo sport NPC Montegranaro 90-68 il risultato finale. Guidobaldi partecipata alla 100 per 1000 nonostante le basse temperature. Buonasera dal TG di Sabinia TV. In apertura l'avete appreso dal nostro sommario. Nuovo incontro oggi al Ministero dello Sviluppo Economico per la vertenza Schneider di Rieti. Andiamo allora subito a fare il punto collegandoci telefonicamente con Giuseppe Ricci della CISL. Sì, oggi c'è stato presentato un piano di reindustrializzazione del sito di Rieti, della Schneider, che prevede la costituzione di una società a Rieti che si chiama Elexos e sarà composta da altre società come Belfin Group e MGH System. È un piano industriale che sotto il punto di vista occupazionale prevede almeno 65 dipendenti della Schneider per un complessivo lavoro di circa 18 milioni di euro
e il 50% dato dalla Schneider e il 50% lo portano loro. È una società che si va a insediare nel nostro territorio e nei prossimi giorni andremo a vedere le condizioni sia per quanto riguarda il rapporto di lavoro, persone, è un piano industriale che va rafforzato, questo abbiamo chiesto al governo, sia sotto il punto di vista di occupazione ma anche per quanto riguarda le possibilità da offrire ai lavoratori che non saranno impattati da questa reindustrializzazione. Quindi nei prossimi giorni il confronto continuerà. Ed ora passiamo alla cronaca. È finita ed è fortunatamente finita bene la brutta avventura di Lorenzo Angeletti, il reatino che insieme ad altri due italiani era stato arrestato in Serbia per tentato contrabbando di armi. L'ex comandante della stazione del Corpo Forestale di Poggio Mirteto e gli altri due cacciatori sono stati infatti ritenuti innocenti. Ancora cronaca, torna altisonante nel capoluogo Sabino l'allarme furti. Il record si è avuto in particolare lo scorso weekend a San Giovanni Reatino, a Bazze e a Campolognano Nuovo. Hanno portato via macchine e sono entrati in diverse abitazioni. Si pensa ad una banda seriale di stranieri con basisti locali che hanno fornito indicazioni utili. Ad indagare è la Polizia di Stato di Rieti. E Sergio Pirozzi, primo cittadino di Amatrice, contro il premier Renzi che ha definito tangentari alla matriciana quanti sono coinvolti nella vicenda giudiziaria romana Mafia Capitale. Sentite. Informo il Presidente del Consiglio che nel 2011 il Comune di Amatrice diffidò tutti i direttori dei quotidiani nazionali ad utilizzare il termine all'amatriciana come aggettivo sostantivato aggiunto ad altri termini, così da risultare carico di un significato negativo e disdicevole per la città di Amatrice e per gli amatriciani. Così il primo cittadino Pirozzi contro il Premier Renzi, che ha definito tangentari all'amatriciana quanti sono coinvolti nella vicenda giudiziaria romana Mafia Capitale. Ad Amatrice facciamo la raccolta differenziata 60%, non applichiamo la TASI e nemmeno la TARI, abbiamo ristrutturato la nostra scuola in soli 3 mesi, i nostri consiglieri non percepiscono nessun compenso, non abbiamo telefonini di servizio né auto blu, abbiamo un ospedale di montagna che abbiamo difeso con i denti e tanto altro ancora. Siamo conosciuti nel mondo, continua Pirozzi, per essere la patria degli spaghetti all'amatriciana, i cui ingredienti rappresentano idealmente i valori della montagna, della parte sana della nostra straordinaria nazione. Non mi risulta invece che Amatrice abbia dato i natali ad Al Capone, a Matteo Messina, né a Fiorito né a Maruccio. E anche nel Reatino con la prima neve è arrivato il freddo e le temperature, come ha spiegato Bastioni del CER di Rieti, non accennano certo ad aumentare. Sì, diciamo che per i prossimi giorni il tempo dovrebbe rimanere abbastanza stabile, senza grosse situazioni di maltempo. Sicuramente avremo, a partire già da domani, dalle nottate dei prossimi giorni, delle gelate abbastanza intense, previste -2, -3 in pianura. Avremo una breve tregua per queste temperature nel fine settimana, avremo la possibilità che qualche grado in più per via di una perturbazione che comunque porterà un basso rischio di pioggia. Quindi diciamo, per quanto riguarda i prossimi giorni dovremo avere una certa tregua per quanto riguarda il maltempo. Quindi non ci saranno rischi di nevicate, ne avremo le nevicate sull'Adriatico, ma non interesseranno in particolare il Reatino. Dalle stelle alle stalle, il prezzo al consumo del latte è ormai 4 volte quello dell'origine. Sul tema in questione, la Coldiretti Lazio ha organizzato per giovedì 11 dicembre, presso la Sala Tevere della Regione Lazio, un incontro dal titolo Latte, un valore che costa. L'obiettivo è quello di sensibilizzare circa la mancanza di trasparenza che rischia di ingannare il consumatore facendogli pagare il latte fresco oltre 4 volte il prezzo.
prezzo corrisposto all'allevatore, mentre centinaia di imprese chiudono per l'incapacità di sostenere l'ormai vertiginoso aumento dei costi di produzione. Ed ora con il presidente della Camera di Commercio di Rieti, Vincenzo Regnini, parliamo di bandi Expo 2015. Da maggio a novembre del prossimo anno, Expo 2015 sarà il luogo dove verranno accolti 20 milioni di turisti nel paese Italia. Rieti si sta preparando a questo evento con dei programmi che da mesi stiamo cercando di concordare con il Comune. E siamo riusciti a mettere a punto un'offerta che racconta il nostro territorio. L'obiettivo è quello di narrare la tradizione, la storia, le radici, ma soprattutto prospettare opportunità per le imprese del nostro territorio, facendo perno su quelli che sono gli elementi vincenti, l'enogastronomia, le energie, l'acqua, il grano, lo zucchero. L'enogastronomia è intesa in ogni sfaccettatura, soprattutto coniugata con il turismo. Il Cammino di Francesco, 1000 eventi, 1000 occasioni per far sì che i turisti che appunto verranno in Italia per l'occasione di Expo 2015 vengano a far visita al nostro territorio. L'olio sarà uno degli elementi salienti sul quale cercheremo di costruire percorsi, opportunità, luoghi e momenti di incontro. Noi crediamo che sarà un'opportunità per il sistema Italia, per il paese Italia, ma soprattutto stiamo lavorando perché anche il territorio di Rieti, la Sabina, non restino escluse da questa importante opportunità di rilancio. Sarà una mostra, ma sarà anche un'occasione per fare business. Stiamo lavorando di concerto le istituzioni territoriali, comune, Camera di Commercio, Consorzio per lo Sviluppo Industriale, affinché non sia l'ennesima occasione perduta. E giovedì tornerà al Teatro Flavio Vespasiano l'attore reatino Paolo Fosso con il suo spettacolo Come il Nero negli Scacchi, che trae spunto da un'antica tradizione di gioco secondo la quale negli scacchi i pezzi neri hanno una percentuale più alta di sconfitta rispetto ai bianchi. E l'Istituto di Istruzione Superiore Celestino Rosatelli di Rieti esporrà i suoi progetti creativi ed innovativi all'iniziativa Make Road, promossa da CNA, Fondazione Varrone e Comune di Rieti. Il servizio. L'Istituto Rosatelli è l'unico della Regione Lazio ad essere stato selezionato per la Maker Fair 2014 di Roma. È anche una delle 47 scuole d'Italia aderente alla rete delle palestre dell'innovazione, che ha raggiunto traguardi ambiziosi grazie all'investimento in innovazione e creatività. È per questo che la scuola, diretta dalla dirigente Maria Antoni, presenterà il progetto originale innovativo selezionato alla Maker Fair 2014, RR, riciclo, riuso, risparmio di vecchie attrezzature di laboratorio. Gli studenti presenteranno tale progetto insieme ad altri prototipi realizzati nel corso dell'anno scolastico, a testimonianza dell'attività didattica creativa e innovativa svolta all'interno dell'istituto. In occasione della Make Road, che si terrà dal 12 al 14 dicembre nel centro di Rieti, l'istituto pubblicizzerà il terzo corso base per adulti sulla famosa scheda elettronica Open Source Arduino e il corso per la programmazione dedicato a ragazzi dai 9 ai 13 anni. Ed ora cambiamo argomento. Sabato 13 dicembre si svolgerà anche a Rieti una veglia delle sentinelle in piedi. Sullo stile dei veilleurs debout francesi scenderanno in piazza in difesa della famiglia naturale e della libertà di espressione. Bersaglio il progetto di legge contro l'omofobia. La veglia è programmata appunto per il 13 dicembre alle 16:30 in piazza Vittori. Ed ora apriamo la pagina dedicata alla Sabina Reatina. Maxi tamponamento ieri sul rettilineo che da Borgo Santa Maria porta a Passo Corese verso l'autostrada a ridosso del famigerato semaforo della frazione di Fara in Sabina. Da oltre 10 anni la politica ma anche l'ANAS annunciano la realizzazione di un sottopasso e di una rotatoria per eliminare il pericoloso semaforo.
semaforo. Polemica dunque da parte della cittadinanza che appunto vede non mantenere le promesse. Solo un escamotage per fare cassa, così l'opposizione del comune di Fara in Sabina ritorna sulla questione dei 6 speed check, rilevatori di velocità, installati su alcune strade del comune. È da verificare quanto questi rilevatori possano garantire maggiore sicurezza, ha dichiarato il consigliere di minoranza di Insieme per Fara, Gaetano Desideri. Inoltre la perplessità investe anche la legittimità, perché sembra che il contesto normativo non sia pienamente rispettato, anche se è tutto ancora da vedere e da verificare. Ed ora ci spostiamo alla Sabina Romana. A Fiano Romano Acea ha annunciato una serie di interventi che daranno modo di migliorare la qualità dell'acqua nell'intero comune. Si tratta di lavori riguardanti l'adduzione del Peschiera, la riperforazione di Pozzo Sassete, la realizzazione di un impianto di potabilizzazione. Ed ora ci spostiamo a Monterotondo, al via fino al 6 gennaio, sconti ed offerte speciali per acquisti e consumazioni con la Christmas Card. Con la Christmas Card lo shopping natalizio a Monterotondo conviene. Fino al 6 gennaio presso tutti gli esercizi commerciali, cittadini aderenti all'iniziativa, i possessori della card natalizia avranno infatti diritto a sconti e offerte speciali per acquisti e consumazioni. La card, ideata dall'assessorato alle attività produttive in accordo con le associazioni di categoria, è gratuita e disponibile per chiunque la richieda, anche per i non residenti a Monterotondo. La crisi e la conseguente contrazione dei consumi, ha affermato il sindaco Alessandri, anche quest'anno paiono non voler dar tregua a famiglie e imprese commerciali. Ben vengano quindi iniziative come la Christmas Card. Ed ora ci lasciamo solo qualche istante, un breve break pubblicitario e poi torneremo di nuovo insieme per la seconda parte del nostro TG. A tra poco. Alla Coop risparmi tutti i giorni, tutto l'anno. Frutta e verdura di stagione a meno di un euro al chilo, con la qualità e la sicurezza garantite da Coop. Tutti i giorni, tutto l'anno. Nei punti vendita del gruppo Coop Centro Italia. Ah, ma sto cercando un conto giovane, ma giovane. Ma non volevi andare a studiare all'estero? Andiamo in BCC Roma. Scegli il conto Ateneum BCC, creato per gli studenti universitari. Vorrei studiare in Inghilterra e poi ci sarebbe uno splendido corso di robotica. Robotica. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Capitale in crescita da 60 anni. La fattoria di Alice. Io mangio reatino, io mangio genuino. Direttamente dalla piana, i migliori ortaggi, la frutta, le carni, i salumi, i formaggi, come si facevano un tempo, e tanti altri prodotti del nostro territorio. Qualità e convenienza a chilometro zero. La fattoria di Alice. Io mangio reatino, io mangio genuino. Viale Domenico Di Carlo 4, telefono 0746 27 23 53. A Limiti di Greccio, Arredamenti Roberto Nobili, da oltre 40 anni sul mercato. Per arredare insieme a voi la vostra casa, vi invita a visitare i suoi due piani di esposizione dedicati solo alle vostre scelte. I nostri stili, classico, moderno, design, soddisferanno tutte le vostre esigenze. Guardate e toccate con mano il centro cucine componibili Sice, Treò e Aran. Le novità di Le Fablier, Accademia del Mobile, grandi marchi di cui siamo esclusivisti di zona, Tonin Casa, Caccaro e tante altre firme prestigiose. Arredamenti Roberto Nobili è anche progettazione di interni e centro prova materassi e reti Dorelan. Da noi potrai scegliere di personalizzare la forma di pagamento a seconda delle tue esigenze. Arredamenti Roberto Nobili a Limiti di Greccio. Da oltre 40 anni arreda la tua casa. Ora vi
Vi presentiamo l'azienda agricola biologica Martelli. Siamo a Configni, nel cuore della Bassa Sabina, dove è possibile acquistare direttamente dal produttore le migliori carni, gli ortaggi, la frutta, il superlativo olio extravergine d'oliva. L'azienda agricola biologica Martelli offre anche un colpo d'occhio ad altri tempi, grazie al pascolo libero di bovini e ovini. La nostra carne ha un altro sapore, i nostri formaggi non conoscono eguali e l'extravergine è tutta un'altra cosa. Azienda agricola biologica Martelli, via Pomarolo, Configni, Rieti, 0746 67 22 65. Ed eccoci di nuovo in studio dopo la pausa pubblicitaria per parlare di sport. In apertura ci occupiamo di basket perché la Prometeo Extra NPC Rieti ha battuto per 90-68 la poderosa Montegranaro. Il servizio. 9 giocatori al referto, 62% da 2 punti, 35% da 3 punti, 34 rimbalzi, 90 punti realizzati, 86 di valutazione. Questi i numeri della performance dell'NPC Prometeo contro la poderosa Montegranaro battuta per 90-68. Il pubblico delle grandi occasioni, richiamato dall'importanza della sfida che rievocava quelle di altri tempi, ha decisamente spronato i giocatori amaranto celesti. Coach Nunzi è indubbiamente soddisfatto. Un ambiente così può avere solo due effetti, ha spiegato il tecnico. Può bloccarti, come è accaduto all'inizio della partita, oppure spingerti e trascinarti, come è successo poi. Anche il presidente Cattani è stato molto soddisfatto. Era un match che aspettavamo dall'estate, anche se non pensavamo che sarebbe servito per il terzo posto, piuttosto per il primo. È stata una sfida che ha richiamato vecchi ricordi e vecchie passioni. E si è visto anche dall'eccezionale risposta del pubblico. Nonostante le basse temperature, al campo scuola Raul Guidobaldi si è svolta la staffetta 100 per 1000, iniziativa con la quale sono stati festeggiati i 40 anni dell'ASD studentesca Cariri. Circa 200 i partecipanti, compresi gli ex atleti che non hanno assolutamente voluto mancare l'appuntamento sportivo. Ed ora spazio al calcio. 2-1, finisce così al Manlio Scopigno la prima partita del nuovo allenatore Beoni, che ha visto l'FC Rieti battere la Trestina, penultima in classifica. Sale così il morale della squadra amarantoceleste, che ha riscattato le ultime sconfitte. Certo, i giocatori erano contati, poiché alle cessioni avvenute la scorsa settimana non sono corrisposti altrettanti acquisti. Nuovo soltanto Lorenzo Sorrentino. In chiusura di questa pagina sportiva ci occupiamo di rugby, perché gli Arieti hanno festeggiato con una vittoria il cinquantenario contro l'Avezzano, infatti finita per 25-11. Lapidario il commento dell'allenatore Turetta: sono contento per la vittoria, ma dispiaciuto per la quarta meta mancata. Bene, con questa notizia si chiude anche l'edizione del nostro TG. A voi tutti, grazie per essere stati con noi. No, questa è per me. Per voi inizio a cucinare prossimamente su Sabina TV tutti i giorni con le ricette di A Tavola con Elia. Vi aspettiamo. Per risparmi tutti i giorni, tutto l'anno.
Vitellone a marchio Coop ai prezzi più bassi, con la qualità e la sicurezza garantite da Coop. Tutti i giorni, tutto l'anno. Nei punti vendita del gruppo Coop Centro Italia. Situato nel cuore della Valle Santa Reatina, ostello Villa Franceschini offre a chiunque abbia il desiderio di visitare luoghi da ricordare come i conventi francescani una vacanza all'insegna della tranquillità e del relax. Ostello Villa Franceschini ospita anche gite scolastiche grazie alla vicinanza di luoghi didattici come la Riserva dei Laghi e la Cascata delle Marmore, apprezzato anche dagli amanti della canoa, dello sci, della bici e del trekking. Propone per gruppi sportivi di ragazzi e di adulti gite turistiche e percorsi in un territorio naturale e incontaminato. Ostello Villa Franceschini è anche centro estivo per bambini e ragazzi, campus per squadre, scolaresche e parrocchie. Ostello Villa Franceschini a Contigliano, in via Ettore Franceschini 7, telefono 0746 70 61 23 oppure 339 22 74 096.